La Commissione, su richiesta di diversi consiglieri e anche di sollecitazioni venite dai residenti, dal territorio, ha deciso di venire a toccare con mano e quindi constatare quello che giornalmente accade qui nel quartiere di Cibali. Il palazzetto viene utilizzato come punto di raccolta per queste persone che, come ci spiegavano poc'anzi le pattuglie dei carabinieri che sono qua davanti, sono in atto 58, quindi a stasera sono 58 minorenni, di cui non conosciamo le generalità, non sappiamo, sono tutte persone che chiaramente sono sbarcate sulle coste siciliane senza documenti e pertanto in questo momento vengono ospitate in questa struttura, in questo palazzetto dello sport. La Commissione voleva vedere appunto come viene fatta come viene gestita questo genere di emergenza, perché di emergenza si tratta, anche nell'interesse di coloro che sbarcano sulle coste siciliane, ma soprattutto per la tutela anche del territorio e quindi del quartiere. E chi sta qui davanti e quindi pattuglia il territorio non ha specifiche competenze, tranne quella di poter vegliare sull'ordine pubblico, quindi di fatto no, serve intervenire in caso nel cui ci fossero delle risse, delle problematiche generalizzate, ma queste persone chiaramente sono libere di entrare e di uscire quando vogliono, quindi non sono dei detenuti, sono semplicemente degli ospiti. Quindi in questo caso stasera abbiamo constatato, questo lo vedete anche con i vostri teleobiettivi, ci sono circa una ventina di ragazzi, quindi gli altri 38 non si sa in questo momento dove sono.